Un minuto di silenzio e una rosa rossa sul banco destinato ai giornalisti. Il Consiglio Comunale di Salerno, nell'ultima seduta dell'anno, ha omaggiato Marta Naddei, la giornalista di 33 anni morta tragicamente in un incidente stradale. Votata all'unanimità la proposta del consigliere della Lega Giuseppe Zitarosa di intitolare alla collega del quotidiano Cronache l'aula delle commissioni consiliari. Il parlamentino salernitano, in apertura di seduta, ha ricordato anche le figure del professore Antonello Crisci e della funzionaria della soprintendenza Giovanna Sessa. Sono tre perdite importanti, irreparabili. Abbiamo fatto un minuto di raccoglimento, qualche considerazione sobria. Intesteremo l'aula delle commissioni consiliari per l'iniziativa di Zitarosa a Marta. E vabbè, poi vedremo nel corso dell'anno come fare in modo che queste menti restino ancora attive nella nostra città. Nella seduta di Consiglio Comunale approvate inoltre le variazioni di bilancio e confermate le aliquote IMU e TASI, via libera anche alla nuova fase per la società partecipata Salerno Pulita. Abbiamo fatto un importante lavoro con le organizzazioni sindacali per fare in modo che non solo posto di lavoro andasse perso, chiedendo però un grande senso di responsabilità da parte dei lavoratori. Noi faremo delle verifiche periodiche per testare lo stato dell'arte. Saremo esigenti. Va da sé che anche i miei concittadini, quella aliquota dell'intorno al 15% di irriducibili, devono fare in modo da non imbarattare la città.